Siamo tornati all'ospedale di Venere, sotto le palazzine degli uffici amministrativi, per vedere se, dopo il nostro servizio, si continua a parcheggiare sugli stalli per disabili. Questa non ce l'ha. Questa ha un tagliandino di auto di servizio. Qui il tagliandino c'è. Questa non ce l'ha e in più con una ruota è salita sullo scivolo che accede al marciapiede. Lei è il proprietario dell'Audi. Io sono il proprietario. E allora io voglio parlare. Sono il dirigente del. Sono un dirigente. Non posso. Non... D'accordo. Allora, non lo indirizzo che verso sia di... no, chiarissimo. Che sia chiaro. Sia calmo. Io non. Lei però. No, sia... sono calmo. Non è vero. Sono calmo. Non sono state ancora collaudate. Due. Che cosa? Gli spazi relativi a. Due. Che vuol dire non sono collaudati? Le sto dicendo quello che le voglio dire, non è un'intervista. No, quello che le vuole due, dire. Due, non mi può dire niente. Tre, lo dico io. Quindi lei parcheggia dove vuole. Io, prego. Io nel momento che sono il dirigente. Può parcheggiare dove vuole? No. No. Io che sono però di fatto lo fa. Io che sono il dirigente. Sì. Se io trovo intervista vi denuncio. Ci denuncio, fammi. Ok. Tre. Io che non trovo parcheggio. Parcheggia al posto dei disabili, no. Autorizzato. È autorizzato a parcheggiare senza tagliando al posto dei disabili. Ma vuoi far finire o no? Prego, prego, finisca. Allora, che devo... Sono autorizzato ad entrare a parcheggiare all'interno dell'ospedale e non trovo altro posto. Parcheggia al posto dei disabili. Io, non essendo stato collaudato, il posto non dei disabili. Essendo stato ancora collaudato, non è ancora in giro una comunicazione sì. Che dica che dica determinate cose, chiaro? Essendo stata anche lo spazio sovradimensionato rispetto alle esigenze esistenti nell'ospedale per quanto riguarda i disabili, ma io allora, parcheggio. Lei ha ragione, lei ci sta dicendo che ha ragione, non no? Va detto però che qualcosa sta cambiando, molti dei parcheggi infatti risultano vuoti. A poche centinaia di metri dalle palazzine amministrative poi c'è un ampio parcheggio a disposizione. Insomma, stalli attivi oppure no, basta solo un po' di buona volontà.